Ha le mani da re, dovrebbe portare un anello. È lui e la sua scorta! Io vorrei abitare nel suo cervello. Dimmi che è vero. È vero. Ecco, tanto impiegano le mie aziende per fatturare 2 milioni di euro. Non le ha cedute per il conflitto di interessi? E il mio ruolo politico? Tornerò al governo. 12 miei compagni di classe dicono che devi andare in carcere. Quanti siete in classe? 30. Beh, i conti tornano. Tu ma sai che cosa devi riconoscere? A me magari un giorno te lo presento. Ma lui. Lui. Tu sei il più grande venditore che abbia mai conosciuto nella mia vita? Vendi il sogno del futuro. E faremo una festa pazzesca. Ricorda che questa villa è residenza di Stato. Ci mancherebbe altro. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. Avevi una grande opportunità. Occuparti degli italiani e non l'hai fatto. E di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Ma te che cosa ti aspettavi? Di poter essere l'uomo più ricco del paese? Fare il premier e che anche tutti ti amassero alla follia? Sì. Io mi aspettavo proprio questo.